Morti sul lavoro, morti bianche, un'emergenza a cui la TGR dedica una nuova campagna con servizi e approfondimenti nei suoi spazi informativi. Gli infortuni sul lavoro sono diminuiti, ma purtroppo non gli incidenti di maggior gravità, come ci spiega Maura Fassio. 4 ore di sciopero domani per ricordare Islami Ilber, lavoratore della ditta Itinera di Tortona, sposato e padre di 2 figli, falciato in autostrada mentre stava segnalando un cantiere di lavori in corso. Ma sciopero anche per dire basta al lungo elenco di vittime del lavoro, perché come testimoniano i dati INAIL, se gli infortuni sono in leggera diminuzione aumenta la loro gravità e dunque il numero delle morti. In Piemonte gli infortuni denunciati sono sostanzialmente stabili, intorno ai 47.500 casi all'anno, ma quelli mortali sono passati da 76 casi del 2016 agli 83 del 2017. A parte Vercelli e VCO, dove non ci sono state variazioni, tutte le province denunciano un aumento della mortalità rispetto all'anno prima. 4 morti in più a Torino e Alessandria, 2 ad Asti, 1 a Biella, Cuneo e a Novara. Nel solo mese di gennaio 2018 ci sono state 7 morti bianche contro le 5 del gennaio 2017. Una conseguenza della ripresa? No, perché il calcolo del rapporto casi per milione di lavoratori vede il tasso salire da 18,5% del 2016 al 19,2% dell'anno scorso.